podcast di Avvenire, per dare più voce alle parole. Il Vangelo, a cura di padre Hermes Ronchi. Gesù, felice rovina di ciò che non è amore. Quarta domenica del tempo ordinario, anno B. Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Ed erano stupiti dal suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci saturava. Rumori, parole, schemi mentali, abitudini, che ci fa entrare nella dimensione creativa della meraviglia che reincanta la vita. La nostra capacità di provare gioia è direttamente proporzionale alla nostra capacità di meravigliarci. Salviamo allora lo stupore, la capacità di incantarci ogni volta che incontriamo qualcuno che ha parole che trasmettono la sapienza del vivere, che toccano il nervo delle cose, perché nate dal silenzio, dal dolore, dal profondo, dalla vicinanza al roveto di fuoco. Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole che alimentano la vita e la portano avanti. Gesù ha autorità perché non è mai contro, ma sempre in favore dell'umano. E qualcosa, dentro chi lo ascolta, lo avverte subito: è amico della vita. Autorevoli e vere sono soltanto le parole diventate carne e sangue, come in Gesù, in cui messaggio e messaggero coincidono. La sua persona è il messaggio. L'autorità di Gesù è ribellione e liberazione da tutto ciò che fa male. C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro. Il primo sguardo di Gesù si posa sempre sulla sofferenza dell'uomo, vede che è un posseduto, prigioniero e ostaggio di uno più forte di lui. E Gesù interviene. Non fa discorsi su Dio, non inanella spiegazioni sul male, si immerge nelle ferite di quell'uomo come liberatore. Entra nelle strettoie, nelle paludi di quella vita ferita e mostra che il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. G. Vannucci. Lui è il Dio il cui nome è gioia, libertà e pienezza. M. Marcolini. E si oppone a tutto ciò che è diminuzione d'umano. I demoni se ne accorgono. Che c'è fra noi e te, Gesù di Nazaret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a spezzare catene, a portare spada e fuoco per separare e consumare tutto ciò che amore non è, a rovinare i desideri sbagliati da cui siamo posseduti: denaro, successo, potere, competizione, invece di fratellanza. Ai desideri padroni dell'anima, Gesù dice due sole parole: taci, esci da lui. Taci, non parlare più al cuore dell'uomo, non sedurlo. Esci dalle costellazioni del suo cielo. Un mondo sbagliato va in rovina. Vanno in rovina le spade e diventano falci, Isaia. Si spezza la conchiglia e appare la perla. Perla della creazione è un uomo libero e amante. Lo sarò anch'io se il Vangelo diventerà per me passione e incanto, patimento e parto. Allora scoprirò Cristo, mia dolce rovina, di M. Turoldo, felice rovina di tutto ciò che amore non è. Letture: Deuteronomio 18, 15, 20. Salmo 94. Prima lettera ai Corinzi 7, 32, 35. Marco 1, 21, 28.
Ascolta le altre puntate della serie sul sito avvenire.it. Clicca sull'icona del podcast e alza il volume. Avvenire, per dare più voce alle parole.